Salve popolo di YouTube, bentornati su Shion, io sono Neogeo82 e questo è ecco, The Dolphin. Vi devo fare una confessione. Allora, come avete visto, non c'è bisogno che lo dica, lo ripeto tutte le volte che faccio video. Ultimamente faccio molta fatica a fare video, nel senso che non, come vedete, ne faccio uscire pochissimi, molto, in maniera molto rada, insomma, in anno ne faccio uscire uno. E questo è dovuto da tante ragioni, come vi ho sempre detto, soprattutto ragioni di tempo. Però c'è anche un'altra cosa che non vi ho detto, che adesso vi dico, è che io sono ossessionato da questa cosa. Cioè io vorrei, da questo punto in poi, darvi prodotti video della massima qualità che mi è possibile offrirvi. E questo mi porta ad essere un po' un maniaco e quindi a scartare sempre tutte le cose, tutti i video che provo a fare, li scarto sempre perché non sono mai della qualità che io voglio o che io ritengo buona per voi. Quindi questa cioè, questo mi impedisce un po' di fare, insomma, di avere una, posso dire, di idee materiali, ne ho tantissimi, però non riesco mai a realizzarli. Però insomma inizio a essere vicino a quello che è lo standard che vorrei impostare per questo canale e insomma postarvi insomma un format, un qualcosa che possa essere appetibile per voi. Intanto per impolpare un po' il canale, quindi per non lasciarlo così inattivo come sempre, ho pensato di fare un po' quello che fanno tutti gli youtubers di videogames ultimamente, insomma fanno da un po' di tempo questa parte, fare dei let's play. Solo che a me non piace fare un let's play così, tanto per, in realtà è quello che farò, però insomma, quindi volevo fare anche una sorta di blind run, quindi affrontare un gioco che proponesse un'avventura capace insomma di rendere le cose un pochettino più carine e così, meno asettiche, insomma un pochettino più varie, e quindi mi lancerò in quello che ho detto, appunto una blind run, quindi affronterò un gioco abbastanza, diciamo, complesso, comunque leggermente complesso, che non ho mai visto, mai affrontato fino ad ora, e in questo caso il gioco in questione si chiama Odalus The Dark Call, che è un gioco uscito proprio molto recentemente, è uscito qualche giorno fa, qualche settimana scorsa, ed è dagli stessi autori di Oniken. Oniken è un giochino uscito qualche anno fa, appunto, che riprende i giochi action del NES, è un grosso omaggio ai giochi action del Nintendo NES, e anche un po' a Kenshiro, Ken Guerriero, insomma, Okuto no Ken. Molto carino, insomma, sviluppato da questi ragazzi, che hanno fatto un ottimo lavoro, e questo è il loro, diciamo, il loro gioco successivo, si chiama Odalus, come dicevo prima, ed è una sorta di Metroidvania. C'è un gioco che poi in realtà, come vedrete fra poco, si rifà molto alle meccaniche di Castlevania per NES, ed è appunto un, come dicevo prima, una sorta di Metroidvania, quindi anche uno sviluppo non propriamente lineare, quindi sarà la nostra prova, il nostro banco di prova. Allora, scusate, faccio partire la registrazione ora, che è un po' tardi, però insomma, ecco. E da qui in poi inizierò a fare questa sorta di blind run. In realtà vi devo confessare che il primo livello l'ho già giocato per provarlo, per fare una prova, per vedere come veniva. Quindi il primo livello l'ho già giocato, quindi sarò abbastanza sicuro in questa mia prima puntata. Farò durare le puntate più o meno una decina di minuti, spero non siano troppo pochi. Allora, qui vedete che io ho già fatto, già iniziato, però farò così. Race data, quindi inizierò da capo di nuovo. E vabbè, insomma, qui, come dicevo, in questa puntata nulla di nuovo per me, nel senso, anzi, ne approfitterò per leggere la cosa, perché prima ho fatto una prova, non ho letto la storia. Allora, Aegis è un soldato senza paura, e una volta amato, quindi, però ha lasciato il suo villaggio, che come vedete mi piace molto perché è una grafica bellissima di questa intro, si rifà le intro più belle che noi abbiamo su NES, e ricorda un po' Dark Souls, ma allo stesso tempo anche un po' Berserk, perché insomma il protagonista è vestito come Gatsu praticamente. Succede qualcosa, come ho avuto modo di vedere anche prima, il villaggio è in fiamme, lui ha suo figlio, se non ho capito male, in questo villaggio, quindi corre ovviamente a salvarlo. Vedete, sembra Berserk, uguale, ha la stessa pelliccia, stesso mantello, stessa spada, cioè no, la spada non è proprio quella, però insomma ricorda la spada del primo Gatsu. Bella inquadratura. Facciamo partire i
10 minuti più o meno, ho un timer, quindi suonerà anche a questo punto. Ok, qui abbiamo una mappa, da quanto ho potuto capire è un po' come Super Mario, cioè nel senso che le varie uscite per i vari livelli sono dentro al livello stesso, quindi non potremo accedere, ad esempio, quello che, quel percorso che avete in basso, non potremo accederci subito, ma successivamente. Allora, go to location. E come vedete il gioco si rifà pesantemente a Castlevania come grafica e c'è un bel richiamo a Dracula X, Rondo of Blood su PC Engine e anche un po' dai, alla Super NES, anche se è diverso, però come primo livello si assomiglia con questo villaggio in fiamme. Abbiamo trovato un'ascia, come vedete le asce, come potete vedere in alto lì a sinistra, sono contate un po' come Castlevania. Le croci, che vedete, quei crocifissi, quelle catenelle, sono le vite, quindi abbiamo vite finite, insomma, che possiamo anche acquistare. Ok, questo, come vedete, so già un po' come affrontare le cose, questo ho dovuto ucciderlo con la mia asce, con le asce da tirare. La spada si può, oddio, la spada si può potenziare evidentemente più avanti. Quello che loro droppano, quello che loro lasciano sono monete, quei tondini con il teschio che vedete lì. Abbiamo, vedete, chiavi, orbs, che sono le monete, e shards, che sono cose che ancora devo capire cos'è. Io di questo gioco, come sapete, non so niente, non ho letto nulla, non ho letto neanche recensioni, solo sentito pareri che, insomma, che dicevano, insomma, sostenevano che il gioco è molto bello, e basta, non so nient'altro. Qui c'è un venditore, al quale possiamo anche comprare del cibo. Possiamo anche parlargli, cosa che prima non avevo capito. E praticamente vi riassumo il dialogo. Praticamente dice che questo è un venditore, quindi si propone di vendergli soprattutto cibo. Soprattutto questo si incazza perché dice: ma scusami, la gente sta morendo e tu lucri sul cibo. Dice: sì, guardi, ci devo comunque vivere. E vabbè. Ma qui abbiamo questi malandrini che sparano con le balestre. Possiamo anche counterizzare le frecce, non è una cosa facilissima da fare. Intanto abbiamo già perso due cuore, anzi un cuore e mezzo. Abbiamo questi blocchi che possiamo spingere. Ok. Come vedete, queste sono cose che ho già affrontato. Quindi la prima sezione di questo blind è un po' così, abbastanza sicura per me. Ok. Questo montagno, se non ho capito male, aumenta la quantità di oggetti, quindi di armi che possiamo portare. In effetti lì c'è scritto weapon da 5, siamo arrivati a 8. Abbiamo 8 asce, prima ne avevamo solo 5. Ottima come cosa. Abbiamo ancora una trentina di monete. Questi, ecco, questi ho già capito che bisogna colpirli due volte prima che sferino il fuoco, mentre lo stanno caricando. Ok. Ok, qui abbiamo lo stesso venditore di prima, quindi... questo è un checkpoint. Ah, dal venditore possiamo anche acquistare vite, perché se vedete ci sono le croci, vedete, ci sono la zuppa e il cibo, insomma, sono vita. Volendo possiamo anche comprarlo, però sono mezzo cuore, quindi asce, quindi armi, e le croci, che sono fondamentalmente vite. Quindi quando ho 50, non so se aumenta il prezzo andando avanti. Comandi, io mi trovo molto bene, sto giocando con un pad da 360, sto usando l'analogico, che può sembrare una bestemmia, però mi trovo benissimo, sono un bel comando, molto giocabile. Allora, qui abbiamo un blocco che è troppo pesante da spostare, quindi probabilmente andando avanti nel gioco potremo ottenere un power up che ci permette di spostare i pesi più grossi. Allora, qui io sto tornando un attimo indietro per esplorare bene il tutto. Vedete questi? Ok, qui dovrei riuscire ad arrivarci quassù, infatti. Monete su monete. Un attimo, le scale per fortuna non bisogna premere la diagonale in su come in Castlevania, per fortuna sono più facili. Qui stiamo andando avanti quassù, in realtà lì c'era una via che prima non ho esplorato, adesso per quasi potrei provare a andarci a vedere cosa c'è. Ah, ecco, qui c'è, anche qui ci sono dei blocchi che si possono rompere, ma io in questo momento non riesco a romperli, quindi probabilmente più avanti otterremo un'arma o un attacco che ci permette di attaccare anche in basso, immagino. Quindi come vedete ci sono già diversi bivi, già nel primo livello. Ecco, questi sono odiosi, che saltano di qua e di là. Ok.
classiche palle di fuoco. Ah, e poi abbiamo una porta che non si apre. Ok, sì, ho capito dove siamo. L'ho fatto prima sta cosa. Un altro checkpoint, volendo qui possiamo tornare indietro, ma in realtà volendo non è neanche necessario tornare indietro, perché non ci sono. Oh! Sono cose. Ah no, sì, qualcosina c'è. Aspetta, asce e un cuore, fa tutto, quindi un cuore. Qui blocchi li posso anche tenere. Ehi! Maledetto, vieni qua. Vieni! Qui c'era un agguato, se non ricordo male, quelli maledetti. E qui andando di là si arriva a dove eravamo di prima, dove sono sceso prima. Quindi mi ricordo bene. Ottimo. Sì, tutto ricordo abbastanza anche a Castlevania, in effetti. Anche il tipo di attacco, i controlli, anche se sono effettivamente sono controlli un pochettino migliori. Cioè migliori, insomma, sono meno rigidi rispetto a un Castlevania. Quelli NES, dico. Allora, questo è un boss che lancia sta maledetta rete che ti blocca e gli permette e lo usa per darti una martellata in testa, ma io... Questo è un mid boss in realtà, non è proprio il boss. Questa cosa mi fa molto assurdo. È troppo difficile, potevo anche evitarlo se taglio sopra usando questi. E qui abbiamo la chiave. Questa chiave ci permette di andare ad aprire la porta che era di sotto. Ah, quindi vedete, lo zaino mi dice che ho 15 e ho 15 asce. Ottimo, figo. Morite voi. E tu. Secondo me cambia l'attacco andando avanti, perché è un attacco un po' strano questa spada. Spero di non morire. Ok. Temo di morire schiacciato dalla piattaforma. E vedete, qui un altro blocco pesante. Allora, come dicevo prima, ho solo detto, queste in teoria si potrebbero anche counterizzare le frecce, quindi annullare con un colpo di spada, ma non è facilissimo. Un altro venditore. Welcome, noi ci prendiamo un po' di queste. Abbiamo soldi anche per una vita, io li spendo. Ecco, vedi, le vite come immaginavo. Le vite aumentano di prezzo man mano che le compri, logicamente. E qui c'è il primo boss, l'ho ben presente, te l'ho giocato prima. Lui chiede, ma hai visto il mio figlio? Chi se ne frega, qui muoiono tutti, io sono felice che muoiono tutti, insomma, cosa dici? L'altro, no, perché guarda, io adesso mi trasformo in un mostro orrendo, e infatti quello che fa. Allora, qui so già come affrontarlo, non è particolarmente difficile. Allora, lui spara queste palle dallo stomaco, dalla bocca, che è lì, perché non spara più, Allora, il punto debole, come potete capire bene, è la testa. Quindi dobbiamo colpire la testa per fargli male. E c'è questo attacco che è. Ecco, poi quando a un certo punto lui, quando arriva un certo numero di hits, ah che voglia, però è difficile da evitare. Non so dove metto. Beh, lui quando arriva un certo numero di hits tira fuori dalla pancia quel pollo, quella spugna, non so cosa chiamarla, e lì dobbiamo approfittare per riempirlo di colpi. Di più danno possibile. Ok, perché non è molto difficile. Però la muore. Allora, come un castello che si rispetti, riceviamo un oggetto dal boss che in questa volta è un shard, quindi un frammento di stone. Qui c'è un frammento di stone, quindi di pietra, non so bene di cosa serve. Ah, questo shard, questo frammento intrappola le anime. Wow, quindi proprio Dark Souls alla manetta. Dobbiamo raggiungere il castello per trovare mio figlio. Ok, siamo già a 11 minuti. Aspetta, facciamo anche lì. Ok, qua come vedete io ho fatto la... ho fatto la cosa normale, cioè la strada normale, e ho sbloccato l'uscita quella avanti. Possiamo fare side location. Come vedete, c'è un'altra seconda uscita nel primo livello che porta giù quella sorta di tempio sotterraneo, solo che non ho potuto andarci perché ancora non ho il potenziamento. Qui
in questo secondo livello, probabilmente, che diciamo che c'è una foresta, avremo altre due uscite, una per quella palude sotterranea che abbiamo lì e una che porta invece alle scale del castello. Fa molto Ghost and Goblin questa cosa. Benissimo, io qui per adesso sono passati più o meno 10 minuti, quindi adesso vi saluto e ci vediamo, e spero vi sia piaciuta questa prima puntata. E lasciatemi i commenti, mi piace, quello che volete, se vi è piaciuta. Io e Codedoli vi salutiamo e ci troviamo alla prossima. Ciao!